tutti i ragazzi, parliamo del titanio, come tutte le altre lezioni sono tratte dei libri dell'ala e sì, neonato. Andiamo a vedere questo materiale estremamente importante adesso in campo ambientale, soprattutto per eseguire impianti. Il titanio è un elemento molto abbondante in natura, ma oltre ad essere uno dei più abbondanti, è il nono, è anche uno dei più importanti tecnologicamente. Quando ho scritto la lezione era perlomeno dietro l'alluminio, manganese e ferro, comunque è un materiale largamente impiegato un po' per tutto. Che, da dove lo troviamo? Lo troviamo in natura, sotto forma di minerali, dato che ha lo stato alimentare impossibile, essendo il titanio estremamente reattivo praticamente con quasi tutti gli elementi. E i biominerali dove più comunemente viene estratto sono il rutilo, che è il TiO2, e l'FeTiO3, il melite, che tramite un processo elettrochimico di Croll permette l'estrazione del titanio puro sulla forma di una spugna. Tutte le lavorazioni che vanno effettuate a caldo, attenzione che vanno fatte sotto protezione, ambiente protetto, perché il titanio reagisce con tutto. Il titanio è un elemento polimorfo, ossia cambia la sua struttura cristallina in base alla temperatura. La temperatura in cui passa dalla fase alfa alla fase beta è 882,5 gradi centigradi. Andiamo a focalizzare alcune delle proprietà più importanti per le nostre lavorazioni, che sono la temperatura di fusione, che è molto elevata, 1668 gradi centigradi, quindi difficoltà nel fonderlo. Il titanio è molto reattivo e figuratevi un po' a quelle temperature. Credo che bisogna andare anche a qualcosina di più di questo per fonderlo. È poco denso, che è un vantaggio sul manufatto finito, ma uno svantaggio durante il procedimento di fusione ce l'ha persa, infatti fa fatica a entrare nella forma, per cui bisogna pressarlo ed aspirare dal di sotto per ottenere una buona fusione. Ha un coefficiente di dilatazione lineare termico basso per essere un metallo. Ha una ottima biocompatibilità, osteointegra in particolare, e per resistere alla corrosione dà luogo a un fenomeno di passivazione, la formazione di uno strato d'ossido superficiale che protegge le zone più interne. Si forma questo strato di ossido, che è una natura ceramica, che viene perfettamente accettato dall'organismo. Sembra che osteointegri per azione di legami covalenti. Allora, la STM, ma tutte le norme in generale, stabiliscono il titanio in commercialmente puro e in lega. Commercialmente puro si divide in quattro tipi, dal tipo 1 al tipo 4, al crescere delle impurezze, che comunque devono stare al di sotto dell'1%. Pur con queste piccole variazioni di impurezze, c'è un notevole salto di resistenza meccanica a passare dalla tipo 1 al tipo 4, per cui all'aumentare delle impurezze aumenta la resistenza meccanica, ma nel contempo diminuisce la resistenza a corrosione. Se non si usa titanio commercialmente puro, lo si usa in lega. Leghe, qualcuno definisce la lega come tipo 5, che secondo me è una forzatura. Comunque lo troverete in molte carte metallografiche o in molte presentazioni come tipo 5. La lega più comunemente impiegata che questa T6AL4V, che vuol dire 6% di alluminio, 4% di vanadio, il resto di titanio intorno al 90%. In genere, in base agli elementi che con cui lega, si possono avere degli elementi alfa stabilizzanti o alfa ageni, sono l'alluminio, l'ossigeno, lo zinco, l'indio e il gallio, dei beta stabilizzanti, il cromo o betageni,
cromo, vanadio, nichel, molibdeno, ferro e tantale. E poi esistono, se nelle leghe ci sono elementi di tipo di quelli alfageni, si parla di leghe alfa. Se ce ne sono beta orientanti, si parla di leghe beta. Se ci sono entrambi, si ottengono miscugli di cristalli alfa e beta, e quindi si ottengono delle leghe alfa e beta, che è proprio quella che più comunemente viene utilizzata. Quello che più ci interessa è andare a parlare della fusione cera persa del titanio, che è estremamente problematica. Le problematiche sono dovute all'elevata temperatura di fusione del titanio e dell'estrema reattività. Con quasi tutto, per esempio, parlare di ambiente inerte non si può fare in azoto perché reagisce con l'azoto. Occorre lavorare sotto vuoto in presenza di argon. Bisogna raggiungere quelle temperature, bisogna raggiungerle in tempi rapidi, evitando il minor possibile contatto con tutto, compresi i crogioli e il materiale del rivestimento. Per cui si utilizzano normalmente o fondi di induzione elettromagnetica sotto atmosfera di argon, o ancora meglio archi voltaici o archi elettrici. Come dicevo prima, la colata deve essere effettuata dall'azione combinata della pressione sul titanio liquido e una depressione sotto, normalmente su due camere, in una quella superiore presenta un crogiolo di rame in cui è posto il lingotto di titanio in vicinanza di un elettrodo di tungsteno. Scocca la scintilla, il titanio si fonde e viene colato in quella sottostante dove c'è il cilindro disposto con la parte conica verso l'alto. Il rivestimento è un rivestimento di tipo speciale, costituito di ossidi di alluminio, zirconio e magnesio, e tanto più è spessa la dimensione del manufatto che andiamo a costruire, tanto più probabilmente sarà spesso lo strato di alfa case. Lo spessore di alfa case non dovrebbe superare questi spessori che abbiamo indicato. E altro problema è che il titanio, come per esempio il palladio o l'argento che abbiamo visto l'anno precedente, tende a inglobare facilmente allo stato liquido bolle di gas. Lasciamo perdere la microstruttura, parliamo un attimo di metalloceramica del titanio. La metalloceramica del titanio è abbastanza complicata. Per il basso coefficiente di rotazione termica del titanio occorrono leghe a coefficienti di rotazione ceramiche e coefficienti di rotazione termica leggermente più basse, e per il fatto che appunto formando alfa case sopra gli 800 gradi è opportuno non utilizzare si forma facilmente sopra gli 800 gradi e quindi bisogna utilizzare delle ceramiche a temperature di cottura molto bassa, di sotto agli 800 gradi. Le saldature sono complesse, per evitare tutti questi normalmente la migliore è quella al laser, per evitare tutti i problemi della fusione cera persa del titanio, oramai viene quasi esclusivamente lavorato mediante CAD-CAM, ad esempio il sistema per cera. Poi l'elettrolusione, a dire che il CAD-CAM è l'ideale. Questo lucido finale è un lucido di ripasso, che in cui ripeto le difficoltà che si hanno durante la fusione cera persa. Ci vediamo in classe, ciao a tutti.